Buonasera amici, benvenuti sul canale di Strega Gremory. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche. Canale che tratta di magia, di esoterismo, di occulto. Stasera ho deciso di regalarvi un bel rituale, ma semplicissimo, ma semplice, semplice, semplice. È un rituale di purificazione con l'aglio che sappiamo che è un elemento importantissimo per proteggerci dai malefici. L'aglio quindi va usato contro i malefici. Prima di spiegarvi questo rituale voglio spendere due parole sull'importanza della purificazione. Io vi ripeto di continuo, sia durante i consulti che durante i consigli che mi chiedete su WhatsApp scrivendomi, che la cosa più importante, la cosa fondamentale per la nostra vita sono le purificazioni. Qualsiasi cosa noi ci mettiamo in testa di fare, per esempio, io porto sempre questo esempio, un rituale per propiziare denaro. Se noi abbiamo addosso invidie, malocchio, ma anche cose più gravi, maledizioni, fatture, qualsiasi cosa di negativo, non riuscirà nulla, qualsiasi, anche un legamento, se voi andate a commissionare o a farvelo da solo un legamento d'amore, non riuscirà, perché dobbiamo essere purificati. È una cosa importantissima, non mi stancherò mai di dire quanto sia importante per noi purificarci dalle energie negative, sia da quelle meno aggressive come un po' di malocchio, un po' di invidia, quei cerchi alla testa, che cose più gravi naturalmente come fatture generazionali, fatture di morte e quant'altro. Quindi ricordiamoci di purificarci sempre e comunque. Io vi ho già messo nel canale un video che parla di purificazioni, quindi parlo di bagni di purificazione, parlo di purificazione della casa in maniera molto generale. Dopodiché andremo naturalmente a vederlo in maniera un po' più specifica. Il video La purificazione era un video così di infarinatura generale per le purificazioni. Inoltre vi ricordo che sulla pagina Magia della Zingara di Madame Mila è appena partito un corso di purificazione personale e della casa, fatto molto molto bene. Già c'è stata la prima lezione, io vi consiglio di andare a seguirlo sia sul gruppo Magia della Zingara sia sul canale YouTube Madame Mila Magia della Zingara. E vi consiglio di andare a vederlo per non fare doppioni, per non andare io a dovervi fare dei video dove parlo di purificazione, dove vi consiglio alcuni bagni che già vi sta consigliando su un altro canale Madame Mila e che benissimo potete andare a vedere da quella parte dalla mia collega Madame Mila. Questo rituale è molto semplice, lo potete fare voi tranquillamente, basta che mi seguite e non sbagliate nei passaggi, che sono di una semplicità imbarazzante. Purificazione contro i malefici con l'aglio. Allora, quello che vi consiglio io è di tenere sull'altare e dove vi accingete a fare una purificazione sempre un bicchiere di acqua, che sta a simboleggiare la purezza e la limpiezza proprio dell'altare stesso. Quindi non fate mai mancare all'altare durante le purificazioni un bel bicchiere di acqua. Non cominciate a scrivermi: ma dove l'acqua, quella naturale, quella gassata, quella frizzante, effervescente naturale, va bene quella del rubinetto, ma deve essere calda, fredda. Un bicchiere d'acqua normalissimo, a temperatura ambiente, fredda, calda, va benissimo, non importa la temperatura dell'acqua, basta che sia fresca, basta che sia pulita. Anche quella del tubo, del grifo, come del rubinetto, ecco, in italiano. Quindi un bicchiere, l'altare può essere di qualsiasi colore, anche appoggiati sul tavolo, non importa. Cosa vi serve per questo rituale? Un bicchiere di acqua, dicevamo. Queste candele, che sono candele nere in cera d'api,
ma anche qualsiasi altro tipo di candele, l'importante è che siano nere ed in cera d'api. Dove trovo queste candele? Anche su Amazon. Queste qui, piccole, sottili, in cera d'api. La fotografia della persona da purificare, siate voi un familiare, quant'altro, la fotografia è uno spicchio d'aglio, olio di purificazione. Dove lo prendo l'olio di purificazione? C'è un bel video che vi ho girato tempo fa, circa 3 mesi fa, dove parlavo di oleoliti in magia e vi ho dato anche un secondo video dove vi riportavo le ricette. Quello di purificazione è all'interno, quindi potete andare benissimo a trovare questo video. Mi dispiace solo che io non sono brava col telefonino, non sono molto tecnologica, non sono neanche molto social. Sono una strega d'altri tempi, non mi sono evoluta, almeno dal punto di vista della tecnologia. Quindi quei video mi dispiace tanto, anche altri, quello con Ganesh per esempio, quello di altri tipi di video, io li ho girati tenendo male il telefonino. Quindi dovrei cancellarli e girarli di nuovo, che naturalmente voi ve lo sognate che io lo faccio perché non ho tempo. Ma in realtà non c'ho neanche voglia, quindi mi dispiace che la visuale non sia bellissima perché non ero molto pratica col telefonino, girare video, pubblicarli su YouTube e quant'altro. Ho sempre operato in maniera molto silenziosa e molto riservata. Quindi mi dispiace che questo video proprio che parla di oleoliti, io abbia messo il telefonino con la telecamera in verticale e non in orizzontale, cosa che poi mi è stata detta dopo da mia cugina, dice: ma perché tu non giri il telefonino? Perché altrimenti sarei intelligente a farlo. Quindi cosa ci serve? Ricapitoliamo. Candele in cera d'api nere, il colore nero assorbe la negatività, l'abbiamo già visto sul video delle candele, olio di purificazione, la foto della persona da purificare, un bicchiere d'acqua del grifo, del rubinetto normale, normalissima, e l'aglio. Voi vedete che qui ci sono delle uova. Cosa ci servono le uova? L'uovo ci protegge, è l'uovo di protezione, il famoso uovo di protezione della strega. Perché durante una purificazione, e io non la faccio a me stessa soltanto, vabbè, io di purificazioni me ne faccio 3-4 a settimana. Ma perché? Perché io comunque lavoro con delle entità, con delle forze particolari. Quindi se una persona di voi mi richiede una maledizione, che pare siano diventate la mia specialità da quando avevo 20 anni, non è semplice andare a maledire una persona e a fare determinate cose, a dire determinate cose, a maneggiare degli ingredienti. Oppure andare al cimitero a seppellire, a toccare della terra, anche se mi metto i guanti, perché comunque ci carichiamo di energia negativa. Infatti, quando si torna dal cimitero, io ormai sono famosa nel condominio, mi spoglio fuori dalla porta e subito corro a farmi una doccia. Le scarpe che uso per andare al cimitero non entrano mai in casa, rimangono nel mio studio all'ingresso. E quant'altro, perché ci carichiamo sempre, qualsiasi cosa facciamo, noi streghe di energia negativa. Se io vado a togliere da una persona una maledizione, in questo momento io ho 11 persone, anche famiglie intere, con fatture a morte, con fatture generazionali. Quando io vado a purificare determinate situazioni, è molto facile che mi salti addosso qualcosa. Quindi dobbiamo noi streghe, ma anche voi a casa, seguire delle regole precise. Quando facciamo delle purificazioni, dobbiamo, prima di cominciare la purificazione, fare una doccia o un bagno di purificazione. Come? Riempiamo la vasca da bagno con acqua, temperatura normale, quella che usate per farvi il bagno, quindi non ghiacciata, non bollente, un po' di ammoniaca, quanto una tazzina da caffè, ma neanche meno, mezza tazzina da caffè,
una manciata di sale grosso, 7 gocce di essenza di lavanda. Se invece voi fate la doccia perché non avete in casa il bagno, oppure ce l'avete la vasca da bagno, ma non avete la vasca, però non volete perdere molto tempo, quindi cosa succede? Andate a farvi una doccia. La doccia, riempite una bottiglia d'acqua da 1,5 litri, da 2 litri ancora meglio, ci mettete dentro 2 cucchiaini da caffè di ammoniaca, ma mi corrode la pelle? No, 2 cucchiaini di ammoniaca con 1 litro di acqua, con 2 litri di acqua, non ti corrode niente, tranquilla. Io lo faccio da 33 anni, sono ancora viva e non ho tumori alla pelle, grazie a Dio, almeno fino ad oggi. E 7 gocce di essenza di lavanda. Vi fate questo bel bagno purificatore e vi dovete vestire sempre di bianco. Io l'ho spiegato anche quando abbiamo parlato anche della purificazione con i 4 elementi. Io vi ho regalato questo bellissimo rituale, la purificazione con i 4 elementi, e vi ho detto anche in quella circostanza che ci dobbiamo vestire di bianco. Per schermarci da questo male che ci può arrivare addosso, ma soprattutto se operiamo su altre persone, non tanto su di noi, quindi parlo anche con le mie colleghe, con i miei colleghi, chi è abituato anche a fare ritualistica sa benissimo di cosa parlo, non c'è bisogno, lo specifico io, dobbiamo proteggerci. Quindi cosa protegge la strega? Per esempio bruciare delle foglie di alloro, o di rosmarino o di salvia bianca. Ecco, questo, già fumigare l'ambiente con del rosmarino, dell'alloro, della salvia bianca, tutte e tre contemporaneamente, vedete, purifica. L'alloro è un'erba esorcizzante, è un'erba che porta vittoria, quindi buonissima anche per le purificazioni, e comunque anche la salvia bianca o il rosmarino. Dobbiamo purificare l'altare con acqua florida, quindi spruzzare, se avete in casa, se no vi consiglio sempre di tenerla una boccettina di acqua florida in casa, fa benissimo. Quindi lavare il piano dove noi lavoriamo con ammoniaca. Lavare con ammoniaca, magari riempire una bacinella con ammoniaca, sale grosso e 7 gocce di essenza di lavanda, e pulire, sanificare dal punto di vista astrale, quindi purificare l'ambiente, il punto di appoggio. Io ci spruzzo anche naturalmente l'acqua florida, lo sapete che io lavoro tantissimo con l'entità del Sud America, quindi con le loro tradizioni, e lavoro anche con delle lozioni particolari di purificazione, queste vengono tutte dal Sud America, però voi con ammoniaca, sale grosso e 7 gocce di essenza di lavanda avete già purificato l'ambiente. Avete purificato l'ambiente facendo bruciare la salvia, l'alloro, il rosmarino, e vi siete accesi il vostro incenso di salvia bianca e palo santo, oppure solo salvia bianca o solo palo santo, ma ci sono in commercio anche degli incensi, anche dei coni di incenso proprio di palo santo e di salvia bianca insieme. Quindi abbiamo detto tutto. Cosa ci serve? Ci serve anche del sale, io me lo sono messo anche qui, sale grosso, possibilmente esorcizzato. Io vi ho messo sul canale un video, il esorcismo del sale, dell'acqua, dell'olio, della cera. Non andate a fare l'esorcismo di 100 grammi di sale, perché altrimenti dovrete stare lì a montare sempre. Io ho altari fissi a casa, ma magari voi dovete montare l'altare dei 4 elementi soltanto per 100 grammi di sale. Prendetevene 2 kg se siete abituati a fare tante purificazioni, se no basta anche 1 chilo di sale grosso e ve lo esorcizzate. Quindi ricapitoliamo: le uova, l'alloro, la salvia bianca, il rosmarino per proteggerci, e l'ossidiana, potete mettere anche una pietra di ossidiana, palo santo sempre per purificare l'ambiente, aglio, fotografia, olio di purificazione, candela in cera d'api nera, acqua del tubo del grifo per la pulizia dell'altare, e sale grosso. Ripeto, io uso anche delle lozioni particolari che vengono dal Sud America. Allora, avete presente
quei contenitori piccoli di alluminio delle T-Light, non quelle tanto basse, quelle T-Light di scarsa qualità, le T-Light di buona qualità alte. Io ho altari fissi dove tengo costantemente accese tutte le notti le T-Light alle entità per recito le orazioni di notte e quant'altro, naturalmente del colore specifico dell'entità, e io questi non li butto. Quando finisce la T-Light ne ho una marea, perché io qui è solo una piccola parte, io me li conservo perché li utilizzo tanto come base anche per la candela. Allora io vi consiglio di conservare questi coperchietti della T-Light. Cosa si fa? Si sbuccia l'aglio, lo spicchio di aglio, ecco, ve lo sto sbucciando un attimo in diretta, eccolo qui. Si prende la candela, si unge con un po' di olio di purificazione, si prende l'aglio, si strofina su tutta la candela, quindi vi conviene tagliarlo a metà, quindi lo strofinate e lo mettete, dopo averlo unto con l'olio di purificazione strofinato con l'aglio, lo mettete. Io creo sempre una piccola base così, perché sennò queste candele praticamente, vabbè, vi dovete accendere anche il vostro incensino, queste candele tendono a crollare, quindi io comunque mi creo sempre una piccola base così. Non avete bisogno di scrivere il nome della persona sulla candela, perché in questo caso c'è la foto sotto, che io ovviamente ho girato, però non la dovete tenere così in basso, la dovete tenere girata, ok? Quindi la tenete così, prendete il sale grosso esorcizzato, riempite il coperchietto, il contenitore della T-Light in questo modo, ok, con due semplici cucchiaini, così la T-Light, vedete, non cascherà più, e accendete con i fiammiferi la candela e aspetterete che si consumi. Mentre la candela si consuma, visualizzate il male che dalla persona va via. Lo dovete visualizzare, il male che va via dalla persona, e lasciate consumare tutta la candela. Quindi visualizzate tutto il male che hanno fatto. Per esempio, voi sapete che c'è una fattura a morte piantata al cimitero, voi dovete visualizzare chi l'ha fatta, rimandarli tutti indietro, visualizzare la persona che state aiutando libera dal maleficio. Lo dovete proprio chiedere alla candela: libera tizio dal maleficio, rimandalo indietro. Voi naturalmente che mi seguite sapete cosa penso io del male, cosa penso io delle maledizioni, l'ho ribadito tantissime volte sul video delle maledizioni generazionali, sul video delle maledizioni e legamenti, quando spiegavo i concetti, le differenze fra fattura e legamento e quant'altro. L'ho ribadito anche quando si parla di purificazione, quando abbiamo fatto la lezione dei colori delle candele, abbiamo parlato dei vari colori delle candele. A me è stato insegnato, stregoneria italiana, che il male si combatte con il male, quindi se volete sconfiggerlo definitivamente dovete rimandarlo indietro, annullarlo e basta. Porgi l'altra guancia, vabbè, Dio ci pensa, Dio t'aiuta, voi lo sapete come la penso, potete andare a vedervi il video maledizioni generazionali, si trasmettono ai figli e alle generazioni future, dove spiego chiaramente il concetto del porgi l'altra guancia per la stregoneria italiana. Questo è un rituale di purificazione molto bello, uno dei primi che mia nonna mi insegnò, e mi disse: te lo insegno fra i primi, perché fra i primi a me lo insegnarono.
mia nonna, io avevo 16-17 anni quando mi spiegò questo rituale, mia nonna era più piccola, ne aveva forse 13. Cioè, vedi, noi prendevamo l'aglio, lo strofinavamo sulla candela, la candela all'epoca ce l'avevano solo bianca, e loro con la cenere del camino la sporcavano, prima l'aglio, l'olio di purificazione, e poi la sporcavano con la cenere del camino e accendevano la candela. E mi diceva che in tempi di guerra era difficilissimo trovare il sale, ne mettevano molto poco e soprattutto era quasi impossibile trovare il sale grosso, e usavano il sale quello fino normale. E per questa sera è tutto, il rituale ve l'ho spiegato. Cosa facciamo? Allora, questo rituale non segue lunazione, non mi chiedete, lo posso fare luna calante, luna crescente. Le purificazioni si fanno prevalentemente in luna calante, però come mi è stato insegnato, per quanto riguarda almeno la stregoneria italiana, mi si diceva sempre: quando sei sporca e ti devi lavare la faccia, non puoi aspettare il giorno dopo. Se ci sono delle situazioni gravi, importanti, impellenti, andate a purificare anche in luna crescente. Non è un problema. Naturalmente un rituale, un rito di purificazione in luna calante, magari servendosi appunto dell'energia della luna, quindi io vado a togliere, quando purifico tolgo le negatività, tolgo le fatture, tolgo il male, tolgo i malefici, quindi naturalmente vado a usare la luna calante se mi voglio anche aiutare, voglio aiutare la mia energia con la luna. Questo rito molto semplice, ma l'avete visto voi come è semplice, basta mettere le foglie di alloro, rosmarino, salvia bianca, bruciarle come vi ho fatto vedere per protezione, fiammiferi, candele in cera d'api, un aglio, palo santo da fare bruciare per purificare l'ambiente, l'olio di purificazione, l'uovo, l'acqua per la limpiezza dell'altare, pulire con ammoniaca, pulire il tavolo, farvi un bagno voi di purificazione prima, vestirvi di bianco e effettuare il rituale, che come vedete non vi ho dato nessun congiuro perché non serve. Quando finite, non toccate nulla con le mani, quello che rimane della cera e del sale lo andate a buttare, lo mettete in un semplicissimo sacchetto dell'immondizia, lo andate a buttare nella spazzatura lontano da casa, non andate nel secchio che avete su nel terrazzo, ma nella spazzatura lontano da casa. Quindi non toccate con le mani, magari vi mettete dei guanti, andate a buttare tutto lontano da casa, prendete un sacchetto, buttate lì anche il coperchietto stesso e ve li portate nella spazzatura. Non segue lunazione, se lo fate luna calante ancora meglio, perché vi servite dell'energia della luna. Appena la candela si è spenta e avete buttato il sale, andate a rifarvi il bagno o la doccia di purificazione, smontate tutto e ripulite con l'ammoniaca e il sale grosso. Poi, se vi dico, fate una bacinella, poi la mettete da parte, così quando avete finito gli date un'altra bella botticella al tavolo per purificare. Questo rituale è molto difficile che voi con questo rituale, che è bellissimo, che è efficace, possiate togliere una maledizione di morte o una fattura generazionale o cose grosse, pesantissime, intendiamoci. Però se vi volete affidare ad una ritualista, ad una strega, ad un'operatrice esoterica, ad un operatore esoterico per levare una fattura che vi hanno piantato al cimitero, qualcosa di grosso, di importante, però subito non potete farlo per motivi economici, quant'altro, potete fare queste purificazioni che vi do io sul canale, con quella col Belfagor, con i quattro elementi, la purificazione con l'aglio, ve ne regalerò altre. Questo vi aiutano a fermare un attimo, rallentare quello che è il declino, affinché voi possiate poi con calma rivolgervi a chi ha il potere e l'energia e le competenze necessarie per fare cose più grosse e abbia il permesso anche dell'entità per lavorare al cimitero. Ma questo solo per cose grosse. Però per quanto riguarda le
negatività, i litigi in famiglia, i litigi sul lavoro, la collega invidiosa, il malocchio che vi buttano di continuo in giro a casa, l'amica, eccetera. Questo è potentissimo quando vi sentite con un cerchio alla testa, stanchi, sfiancati. Questo va benissimo. Quindi, per questa sera è tutto. Un abbraccio, iscrivetevi al canale Strega Gremory, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Vi raccomando di andare a guardarvi i video precedenti per tenere un certo passo con le lezioni e vi invito a cercare sul canale Facebook, sui social, sulla rete sociale Facebook, il gruppo privato Strega Gremory, stregonerie eccetera eccetera, e magari fate richiesta di iscrizione, perché sul canale, sulla rete sociale, su Facebook, vengono aggiunti dei contenuti in più rispetto a quelli di YouTube. Per questa sera è tutto e un abbraccio.